Andrea è intanto il benvenuto, ci siamo appena conosciuti, tra virgolette appena arrivato e quindi abbiamo appena parlato del suo arrivo, un benvenuto a lui e sicuramente ci fa molto piacere che Andrea sia qui presente, che faccia parte di questa nostra reia, questa che si sta un po' rinnovando, che viene a coprire, tra virgolette, viene a completare quello che Tony Isley ha lasciato andando a Caserta. È un giocatore che voi conoscete, ha già militato tanti anni in Italia, ha avuto anche la possibilità di giocare in nazionale, di ben figurare in questo campionato italiano, conosce sicuramente benissimo Zare perché l'ha avuto a più riprese da allenatore, siamo convinti che possa far bene. Do una notizia, così almeno mettiamo a tacere tante situazioni che abbiamo letto, sentito in giro. Abbiamo già l'autorizzazione da parte della federazione tedesca, quindi abbiamo lavorato e tutto lo staff tecnico e organizzativo con Mauro Sartori presente qui adesso ha lavorato benissimo ed è riuscito ad avere in tempi rapidissimi nulla osta dalla federazione tedesca e quindi sarà sicuramente disponibile per giocare, quindi anche questo è un chiarimento dovuto e anche per un merito anche da parte di chi ha lavorato in maniera molto molto positiva in questi giorni. Oldenburg, come sapete, mi ha fatto due contratti mensili o di due mesi e mi avrebbero ottenuto anche più a lungo, però con l'offerta di Venezia, comunque l'offerta di questa squadra e questo club, poi conoscendo anche Zare, niente, ho deciso di tra le due di scegliere comunque di venire qua perché è un progetto che mi piace molto. Niente, sono felice e non vedo l'ora di iniziare. È un allenatore che conosco, so come lavora, so i suoi principi e quindi so che le basi sono buone per iniziare. Sono contento di essere qua per questo, per aiutare la squadra in questo momento. Vengono da un bel momento, comunque a parte l'ultima partita che hanno perso con Montegranaro, però un momento positivo e a me sta entrare in questa squadra in punta di piedi e aiutarli il più possibile.